Presentata la terza edizione dell'Appennino Photo Festival Luce della Rinascita, l'evento organizzato dall'Unione Montana dei Monti Azzurri, ideato e gestito dall'Associazione Fotonica 3. Una serie di appuntamenti coinvolgeranno alcuni comuni maceratesi, i piccoli borghi alle prese con la ricostruzione post-sisma che saranno lo scenario di appuntamenti serali prestigiosi. L'Unione Montana continua ad appoggiare questo bellissimo festival che ormai è diventato maggiorenne grazie appunto all'inventiva di questi ragazzi di Fotonica 3 che sta conquistando tutte le nostre piccole realtà e piacevolmente ci mostrano le fotografie ambientali naturalistiche, portando qui miriadi di persone da tutte le parti d'Europa con il concorso asferico che vede ormai consolidata la premiazione nella bellissima piazza di Belforte del Chienti. Arriviamo anche quest'anno in splendida forma per l'Appennino Photo Festival, sebbene stiamo uscendo dal periodo del Covid, ma eventi come questo sono fondamentali per far capire che possiamo riprendere veramente a vivere la bellezza dei nostri borghi. Quest'anno un'edizione un po' rivisitata per via appunto delle problematiche che fino all'ultimo hanno afflitto l'organizzazione, ma diciamo che stiamo gettando veramente le basi per qualcosa di decisamente più grande. La terza edizione si conferma comunque, diciamo, un po' più un weekend stupendo, sarà pieno di ospiti come al solito e partecipazioni anche quest'anno confermate da ogni parte d'Italia, quindi super soddisfatti, vi aspettiamo tutti dal 1 al 3 luglio nei nostri stupendi borghi. Gli ospiti sono la madrina Alicia Colò, ormai è affezionata, poi avremo il concorso internazionale di asferico che sarà premiato con dei collegamenti internazionali appunto. Avremo laboratori per bambini, un giro in e-bike stupendo dove assaggeremo i prodotti tipici dei borghi che lo ospitano e la chiusura con Cesare Catà, grandissimo, che ci farà un viaggio immaginario, racconti stupendi come al solito. Quindi mi raccomando, vi aspettiamo dal 1 al 3 luglio a Belforte del Chienti e nei comuni che ospitano il festival.